ci tenevo a venire non solo perché è invitato, ma perché abbiamo investito molto in questi anni, stiamo investendo molto sulla formazione tecnico-professionale. Prima giustamente facevi riferimento all'accordo in conferenza Stato-Regioni, io da 4 anni sono presidente della conferenza delle regioni italiane e su questo si era cercato di investire per cercare di dare al paese, diciamo in generale, poi ogni regione deve provare a metterci quello che ha e quello che sa, un investimento laddove verrebbe da dire il paese negli ultimi 30 anni aveva disinvestito, cioè in questo paese si era disinvestito sulla formazione professionale, su quella tecnica. Noi abbiamo un problema in alcune regioni come queste molto manifatturiere, voi parlate di sociale, dopo ci vengo, ma se prendo il manifatturiero, dalla meccanica alla meccatronica in particolare o al biomedicale, noi abbiamo il problema di figure che oggi le imprese non riescono a trovare. Allora, oggi si inaugura un laboratorio di OS, ma che cosa vuol dire diventare una OS? E OS innanzitutto vuol dire operatore sociosanitario ed è una figura professionale che si dedica ad offrire cure ed assistenza alle persone che ne hanno bisogno e noi ci occupiamo di offrire esattamente quello di quel che loro hanno bisogno. Questo laboratorio vi avrebbe fatto comodo a scuola prima? Moltissimo direi, anche perché io faccio parte del primo corso che si è svolto in questa scuola. E devo dire, è stato molto faticoso, ma comunque ne valsa la pena. Adesso quali sono le prospettive di lavoro? Beh, adesso mi sono appena diplomata e potrei andare tranquillamente a lavorare da domani, dalla prossima settimana. Quindi il lavoro c'è e noi ci siamo, forse possiamo andare avanti così. Stessa domanda? Io ho finito l'anno scorso e una settimana dopo avevo già iniziato a lavorare. Ho lavorato in una struttura per gli anziani, adesso faccio il domiciliare e sono molto grata del mio lavoro perché vedo le persone che hanno bisogno e noi non siamo lì solo per una semplice, diciamo, igiene, ma siamo lì per un appoggio per loro e che questo è molto importante.